In India si puliscono le natiche con le mani, tra topi e sporcizia. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video. Per l'India non si può partire preparati. Non importa quante storie si siano ascoltate o quante immagini si siano osservate. La realtà supera di gran lunga le aspettative e le descrizioni. Ciò che si vede con gli occhi è solo una minima parte delle sensazioni che si sperimentano non appena si mette piede fuori dall'aeroporto. Non so esattamente quanto tempo sia necessario per abituarsi alla normalità indiana, ma durante le prime 48 ore ciò che si incontra è talmente intenso da risultare difficile da elaborare. Non sarai mai abbastanza pronto per ciò che troverai, ma ecco cosa ci si può aspettare all'arrivo. Se il caos della raccolta bagagli all'aeroporto sembra già un assaggio di folla, l'uscita in strada è un'esperienza completamente diversa. Le città indiane sono popolate da un numero di persone che sfida qualsiasi statistica. Basta passeggiare per le strade di Old Delhi o attraversare il ponte di Howrah a Calcutta, il più trafficato al mondo con 2 milioni di persone al giorno, o visitare il Golden Temple di Amritsar per trovarsi immersi in un fiume umano in cui è facile perdersi. Non è solo il numero di persone, ma la densità con cui occupano lo stesso spazio. Un sedile da 3 persone? Ne entrano 7. Un tuk-tuk da 2 posti? Ci si stringono in 9. Occorre abbandonare il concetto di spazio personale a cui siamo abituati e adattarsi alla vicinanza costante con gli altri, che può suscitare risate o attacchi di claustrofobia. L'idea di un luogo che profuma di spezie e incenso è un mito destinato a essere sfatato subito. L'olfatto in India è spesso sollecitato in modo intenso, ma non sempre piacevole. L'odore predominante, che diventerà familiare, è quello degli escrementi. Non sono solo le sacre mucche, libere di vagare e lasciare i loro rifiuti ovunque, ma anche gli esseri umani che usano qualsiasi angolo come bagno pubblico. Chiudere gli occhi può essere facile di fronte a certi spettacoli, ma chiudere il naso è un'altra storia. Gli odori non si fermano agli escrementi. Smog, fognature a cielo aperto, discariche abusive, plastica bruciata sui marciapiedi completano lo spettro olfattivo. E poi, occasionalmente, c'è l'incenso. Non si apprezza mai il silenzio come dopo un viaggio in India. Diventa chiaro perché molte tecniche di meditazione siano nate qui. Se non ci si ritira in un ashram isolato, ogni luogo abitato è dominato da un unico, grande, ininterrotto clacson. Si possono godere le viste, i sapori, alcuni degli odori, ma i suoni? Impossibile. All'inizio si vuole essere gentili. Si è appena arrivati, desiderosi di entrare in contatto con i locali. Accetti una foto quando te la chiedono, ma poi arriva qualcun altro e un altro ancora, e prima che te ne accorga, sei su ogni profilo Facebook del continente. Non è chiaro perché ogni indiano sembri voler provare ai suoi amici di avere amici stranieri. Non importa da dove vieni, come ti chiami o cosa fai. Tutto ciò che vogliono è una foto e faranno di tutto per ottenerla. Un errore da evitare è guardare dentro una cucina indiana. Non farlo. Mai. Questo non ti eviterà di notare che le dita sono affondate nel tuo cibo, che le posate sono pulite con lo stesso straccio usato per i tavoli e i tavoli con lo straccio del pavimento. Ma almeno limiterai i danni. Il concetto di igiene, come lo intendiamo, non esiste in India. Prima lo accetti, prima comincerai a goderti il cibo. La differenza tra street food e un ristorante è che nel ristorante non vedi come cucinano. In India si mangia con le mani, la destra per essere esatti, poiché con la sinistra ci si pulisce. La mano sinistra è considerata sporca, ma questo non impedisce di usarla per cucinare. Nonostante la scarsità di risorse per gli esseri umani in alcune parti dell'India, i topi sembrano prosperare. Sono ovunque. Nei treni, nei ristoranti, per strada e persino negli hotel più economici. Non ci si abitua mai completamente alla loro presenza, ma dopo un po' ci si aspetta di vederli. I treni sembrano essere il loro mezzo di trasporto preferito e spesso
si possono osservare scorrere velocemente sotto le cuccette. Anche nei ristoranti non è raro vederli aggirarsi e la loro presenza è una costante in molte città indiane. Gli hippie non sono scomparsi, esistono ancora, soprattutto in India. Europei scalzi che cercano se stessi lontano dalla società capitalista occidentale vagano per le strade con i loro pantaloni di fibra di canapa, affascinati dall'autenticità e dalla generosità del popolo indiano. Non si perdono mai perché frequentano tutti gli stessi luoghi. Nelle prime 48 ore dall'arrivo li troverai nel Main Bazaar di Delhi a bere Bhang Lassi, per poi dirigersi a Rishikesh, dove seguono gli insegnamenti di un Baba, facilmente riconoscibile per i suoi abiti arancioni. Nonostante la fuga dall'opprimente società capitalista occidentale, in India ci si scontra con un popolo che ama il denaro tanto quanto noi, se non di più. Le grandi città, contrariamente all'immagine idilliaca di preghiere e sorrisi, mostrano un volto più commerciale. Gli indiani, se possono, cercano sempre di guadagnare il massimo dai visitatori. Se sei bianco, aspettati di pagare il doppio per tutto. La giustificazione è spesso che noi occidentali possiamo permettercelo e che ogni spicciolo fa la differenza in un paese dove la vita ha un valore molto diverso. Tuttavia, si supera spesso il limite tra bisogno e ossessione, rendendo l'esperienza frustrante anche per i viaggiatori più esperti. Nonostante la sicurezza generale e la bassa criminalità, gli indiani sono maestri nell'arte del commercio e troveranno sempre un modo per farti pagare di più. Il numero elevato di persone rende inevitabile affrontare file chilometriche per qualsiasi cosa. In India, però, la fila non è una linea retta, ma più un triangolo. È una lotta costante in cui pazienza e cortesia non pagano. Bisogna spingere, sgomitare e litigare per guadagnarsi ogni centimetro di spazio. E alla fine, tutti amici come prima. La burocrazia indiana mette a dura prova la pazienza di chiunque. Per comprare un biglietto del treno non basta andare allo sportello. Bisogna passare da uno sportello all'altro, parlare con diversi ufficiali, compilare moduli e fornire documenti che spesso non si hanno a portata di mano. Ogni operazione sembra più complicata del necessario. Per prenotare un treno bisogna farlo con largo anticipo. Gli hotel richiedono la compilazione di moduli lunghissimi e per visitare alcune aree sono necessari permessi speciali. Nonostante la disponibilità e l'aiuto del personale delle organizzazioni governative, la complessità dei processi burocratici rende tutto più difficile. Iscriviti al canale Storia Leggera e lascia un like al video.